artisti, a scultori o anche il progetto affidandolo ad architetti più o meno famosi. Ecco, noi diamo per scontato un monumento, ma per allora è stata una scelta abbastanza difficile, perché pensate anche a quante chiacchiere nel paese ci saranno state, per esempio, il monumento magari giudicato brutto, come il nome del mio caro su un monumento che giudico brutto. Ah, alcuni sono effettivamente non bellissimi, eh? Quello di Vannate è molto bello. Anche a Cagno c'è un monumento molto bello. Voi dite, la sostanza è quella di ricordare i caduti, però ovviamente dopo 100 anni possiamo anche considerare un po' più serenamente l'aspetto, diciamo, artistico. E basta, ecco. Se pensate poi che la seconda guerra arriverà a breve distanza dalla fine della prima, 18 finisce la prima, 40 in Italia inizierà la seconda, e quindi sì, ci sarà il problema di ricordare nel secondo dopoguerra ancora i caduti, posso dire, nuovi. E sapete benissimo, ma andate, cosa hanno fatto, come più o meno dappertutto, cosa hanno fatto? Hanno utilizzato lo stesso monumento aggiungendo, esatto, gli altri caduti della seconda guerra mondiale, della guerra tipica. Esatto, è tipico. Nelle grandi città magari hanno fatto un monumento diverso perché i nomi erano troppi. Ecco, nei paesi spesso hanno aggiunto una lista, ahimè, creando confusione. Abbiamo parlato di questa confusione, adesso possiamo sorridere, però c'è poco da sorridere in realtà sul fatto che abbiano confuso i nomi. Tutti nei paesi si chiamavano Colombo, si chiamavano Bianchi, si chiamavano Bernasconi, quindi nel redigere la lista dei nomi comuni spesso hanno fatto qualche pasticcio. Ecco. Un altro motivo del mio lavoro era quello di tentare di mettere ordine fra questi nomi. Se non ricordo, i Bernasconi, Giovanni erano 3 e gli Ossola Luigi erano 2. Ecco, in archivio troviamo infinite liste con infinite correzioni degli stessi uffici comunali che le avevano scritte. Noi adesso metteremo tutto in un computer e in un attimo avranno risolto tutto. Allora, ricordiamo anche quello. Si parlava prima della scienza medica, ma della tecnologia. C'era a malapena l'energia elettrica, pensiamo un po'. Poi non so, se dobbiamo parlare anche della seconda guerra, la cosa diventa un pochettino più lunga, perché se avete già studiato il fascismo sapete bene come poi il regime, il governo porterà l'Italia alla guerra. E la seconda guerra, mi sembra di poter dire, è molto complessa da studiare, molto complessa, il coinvolgimento della Germania, poi quando nel 43 si ribalteranno tutte le alleanze. Veramente, se guardiamo solo il dato oggettivo del numero dei caduti, i caduti sono in numero minore, ecco, questo è sorprendente. I caduti di Vannate, ecco, dato oggettivo, sono molto, come posso dire, molto più ridotti di numero rispetto alla prima. Però ciò non vuol dire che non sia stata una guerra tragica, eh? Sono stati il minor numero perché il fronte era diverso, perché c'erano più conoscenze mediche, È tutto veramente molto differente. Si aggiunge, ecco, di solito per la seconda guerra si aggiunge il fatto del confine con la Svizzera. Sapete che un tratto distintivo della seconda guerra mondiale è quello della contemporanea persecuzione degli ebrei. Avete già fatto questo. Ecco, anche qui dobbiamo sommare due cose in realtà diverse. Gli ebrei venivano perseguitati prima in Germania e poi in Italia, e quindi mentre ancora infuriava la guerra, quindi con i problemi, diciamo, bellici normali, il fronte anche in Russia e tutti questi problemi, c'era questa persecuzione terrificante degli ebrei, dove il regime, lo Stato, sia in Germania che in Italia, cercava queste persone per, alla fine, catturarle, perseguitarle, catturarle, si dice proprio concentrarle, nel senso di radunarle assieme, ma come dici tu, con lo scopo di ucciderle alla fine, che questa era, nella mente di Hitler e dei suoi gregari, l'intenzione. E, ahimè, ci è riuscito in parte.
E quindi mia mamma ricordava, avevamo una zia bordighera, mia mamma ricordava quella ferrovia che in Liguria passa proprio sulla costa, lì transitavano i treni di questi prigionieri radunati e concentrati nei campi nel sud della Francia e spediti via Genova, Milano, nei campi di concentramento in Germania. Sì, noi abbiamo anche svolto una visita guidata al binario 21 della stazione centrale. Della stazione centrale, sì. Dove hanno fatto un museo. Sì. E anche qui vi rendete conto di come questa persecuzione degli ebrei, che è sul vostro libro di storia raccontata perfettamente in tutti i suoi dettagli, ma ci tocca, ci ha toccati profondamente. Ripeto, mia mamma ne ha un ricordo preciso, soltanto con questo flash del suo soggiorno a Bordighera, e quindi soltanto con un'immagine negli occhi. Però pensate, alla fine è stato colpito nel profondo. A Vannate c'erano pochissimi ebrei, forse solo si contavano sulle dita di una mano le persone ebree che magari sono anche riuscite a nascondersi o altro. Però vedete, Como c'è una frontiera importante, da Como tantissimi treni sono passati con questi trasporti tragici verso Auschwitz o altri campi. E un punto di vista, forse ne accennavo poco fa, un punto di vista che viene spesso dimenticato è quello della Svizzera, perché qui abbiamo una particolarità, cioè siamo a due passi dal confine svizzero, e questo rappresentava la salvezza sia dalla guerra, per chi voleva fuggire dalla guerra, sia dalla persecuzione. Quindi qui nei nostri paesi, comunque molti articoli sulla cava sono apparsi, no? Non molti ma alcuni a questo proposito. Qui, nei nostri paesi, anche a Milano, era noto il fatto che qualcuno avrebbe potuto aiutare queste persone. Cioè, un po' come dire col passaparola, guardate che a Cantello, a Malnate, ci sono persone che potrebbero aiutarmi a passare il confine. E quindi proprio qualche settimana fa una signora mi raccontava di questo parroco, non ricordo se di Rodero o di Ligurno, molto benemerito, che aiutava a scappare tutti coloro che chiedevano il suo aiuto. Sapete, il confine, nei boschi, di notte, il problema è che il confine era ben sorvegliato, c'era una rete che esiste ancora in certi punti, fatta di filo spinato, e soprattutto c'erano le sentinelle, quindi andare in Svizzera era un problema, quindi avevi la salvezza a due passi, ma non è detto che tu potessi arrivare in Svizzera. Poi noi ci siamo anche documentati sulla vita di Liliana Segre, che lei, anche lei insieme al padre, era andata in Svizzera ma non l'avevano accettata, e quindi lei è dovuta partire da Milano verso Auschwitz. Altro problema, ripeto, spesso non sappiamo che le leggi svizzere sono cambiate nel tempo. Quindi la Svizzera a un certo punto ha deciso, come disse in un famoso discorso il consigliere federale, cioè il ministro von Steiger, la Svizzera a un certo punto ha deciso che la barca è piena. Ha usato questa metafora, cioè ha detto la Svizzera nell'Europa in guerra è come una barca che è carica, sovraccarica di persone, cioè dei propri abitanti e degli ospiti che fino ad allora erano riusciti ad entrare. Il consigliere federale disse la barca è piena, signore, non c'è più posto, quindi dobbiamo chiudere i confini. Questa è stata assai criticata, cioè questa sua espressione è stata assai criticata, ma sappiate anche lodata da certi, perché gli stessi svizzeri erano consci del fatto che lo spazio, come dire, non era sufficiente per tutti. Diventava poi una cosa politica, li accogliamo o non li accogliamo questi prigionieri, questi ebrei, queste persone in difficoltà? Comunque il confine è stato chiuso e, come dicevi tu poco fa, molti, ahimè, hanno dovuto ritornare a Milano o a Como o a Varese e sono stati catturati, e quindi hanno finito tragicamente quello che era un viaggio della speranza verso una salvezza che era lì a due passi. Io quando vado sul confine qui ho sempre una certa emozione, perché veramente dopo 70 anni vedere quei brandelli di rete metallica, c'è anche una garitta, non è raggiungibile facilmente, con una lunga camminata, 10 minuti, si raggiunge un punto remotissimo nel bosco e c'è ancora la garitta. Sapete cos'è una garitta? Cioè quella,
quella casupola di cemento che basta per una persona, dove c'era, chi lo sa, la sentinella nazista, fascista, chi lo sa. Comunque senz'altro non era lì a passare il tempo, era lì a sorvegliare il confine dalla nostra parte, la garitta dalla parte italiana. E ricordiamoci che anche dall'altra parte c'era qualcuno che ahimè impediva. E basta, ecco, questo è un'altra conferma del fatto che la guerra qui ha avuto dei riflessi molto molto importanti. Avete visto, mi pare di aver fatto cogliere questo fatto, che in modo diverso le due guerre hanno coinvolto la popolazione. Non so, non mi viene in mente altro, che cosa possiamo dire d'altro che magari ci è sfuggito? Ce ne sarebbero veramente un oceano di cose da dire. I partigiani, ecco, solitamente si parla molto del fenomeno partigiano, che è tipico di queste zone, come quella della Val d'Ossola, ed è giusto farlo. Questo è un fenomeno completamente nuovo, che nella prima non c'era. Nell'elenco di cui si parlava prima sono presenti diversi partigiani, perché sono considerati comunque combattenti, hanno combattuto. Ecco un'altra difficoltà della seconda guerra. I partigiani erano combattenti inquadrati diversamente rispetto all'esercito normale, e alla fine della guerra sono stati parificati dagli altri soldati. Quindi torniamo a dire, questo elenco, come dire, ci deve essere chiaro piano piano in tutti i suoi dettagli, distinguendo esercito regolare, partigiani, oppure da un altro punto di vista morti per una causa, morti per un'altra causa, e veramente possiamo capire meglio che cosa è successo, tenendo presente la storia, quella con la S maiuscola, perché voi adesso, mi pare di poter dire, conoscendo bene la storia, avendola studiata sul libro, potete approfondirla con questi dettagli. Ma se uno non sapesse nulla, se non aveste ancora studiato nulla della prima e della seconda guerra, veramente sarebbero solo delle curiosità. Torno a dire, l'elenco, le cause, la granata, sì, va bene, ma non lo capiamo, il fenomeno non lo capiamo nella sua completezza. E basta. Parlare anche del secondo dopoguerra sarebbe troppo lungo, anche per la seconda volta finisce la guerra e i problemi non sono finiti, cioè rientro a casa dei superstiti. Ci sono, dicevo prima di questo zio, i lunghi anni di ricerche di persone che erano scomparse. Alcuni erano ancora rimasti dispersi, erano risultando dispersi, per esempio in Russia non se ne sapeva nulla. La mia bisnonna ha sempre sperato che suo figlio fosse vivo da qualche parte, ma in realtà il certificato è arrivato, ed è arrivato e io ero già un ragazzo, quindi negli anni 90. È pazzesco. Io veramente, con in mano questo documento, scritto già a computer, ho detto, ecco qua, dopo tanti anni la guerra ha ancora dei risvolti, oggi è arrivato questo certificato, solo che la bisnonna era morta 40 anni prima. Tutto qua. Grazie a voi, grazie a voi.